Ci siamo riuniti, gli americani definiscono queste riunioni fare brainstorming. Noi abbiamo sparato idee, le abbiamo messe insieme, amalgamate, e qualche soluzione è uscita, come riuscire a velocizzare sul tratto che attraversa Ponte San Pietro il traffico con due corsie al mattino verso Bergamo e due corsie alla sera da Bergamo verso ovest, e la chiusura da parte di Curno di un semaforo, la canalizzazione molto ben indicata. Noi affiancheremo con la provincia, con la protezione civile, le polizie locali di Curno e di Ponte San Pietro. Stiamo verificando anche i tempi e penso che entro la metà maggio il cantiere sarà finito. Ci sono dei tempi tecnici da rispettare, come la maturazione del cemento. Non vogliamo che si ripeta quello che è successo con la prima impresa che ha costruito la strada, perché questa impresa vuole fare le cose seriamente. Quindi io ringrazio i sindaci, grande cordialità, molte idee le abbiamo shakerate, qualcosa è uscito, non sarà la panacea di tutti i problemi di voi automobilisti, però quando vedrete forse già da domani dei cantieri attraversando Ponte San Pietro, rispettateli, andando verso Bergamo prima di Ponte San Pietro, tenete la destra se dovete andare ad Almine, ma troverete i cartelli. Su quelli che riescono a transitare sull'asse, vi raccomando, prima di entrare in galleria in direzione Bergamo, rallentate, perché all'uscita dalla galleria c'è il cantiere. Ci saranno dei semafori, dei cartelli per ricordarvelo, ma soprattutto non rallentate dove c'è il cantiere, perché voi che rallentate, pensate di rallentare solo voi, create una coda che per smaltirla poi dietro di voi ci vuole mezz'ora.